possiamo? Salve. Buongiorno, quanto siete belle, fammele vedere tutte, passo un attimo, mi siete fatte tutti i capelli per l'occasione qua. Ma sono bella, sono buona. Tu sei bella tutti i giorni, tutti i giorni. La televisione mi sono fatta bella. Oggi ti sei fatta un po' più bella però. Siamo ad Osimo, a casa Grimani Buttari, che è una casa di riposo per anziani, autosufficienti e anche malati di Alzheimer. Facciamo soprattutto attività riabilitativa dal punto di vista cognitivo e funzionale, con attività mirate e centrate sulle capacità residue dell'anziano. E tutte queste attività vengono realizzate soprattutto per ridurre i disturbi del comportamento dell'anziano, per la riduzione della terapia farmacologica. Adesso entreremo in una stanza laboratorio dove la nostra psicologa con la nostra educatrice professionale svolgeranno attività di reminiscenza con un gruppo di anziani. Permesso, buongiorno, buongiorno. Oggi volevamo parlare con voi dei vostri ricordi legati alla scuola. Mario, mi dici che c'era a scuola? Non la mandavo a scuola. Com'erano i banchi? Com'erano fatti? Di legno. Tutti i banchi lunghi? 2x2, 3x2. Quelli attaccati erano? Sì, attaccati. Vedete come è scritta? Si può scrivere in diversi modi, questo ve l'hanno insegnato all'elementare, no? Ma io lo scrivo. Bravissima! Guardala! Questa è la lettera A. Ok, la provate a scrivere sul vostro quadernino la lettera A? Bravissima! Questa è un'attività specifica di stimolazione cognitiva per orientare gli anziani alla realtà, in particolar modo nello spazio-tempo, nella propria vita personale e anche per stimolare alcune aree intellettive. Allora, cominciamo subito col calendario. Che giorno è oggi della settimana? Venerdì. Oggi è venerdì. In che mese siamo? Ottobre. Siamo alla fine. Perché? Che giorno è di ottobre? Che numero è di ottobre? 31. Il 30 ottobre. Il 30 o 31? 30. Oggi è 30. Oggi è 30. Domani è primo, allora è festa di Sant'Irma. Domani è l'ultimo. Quanti giorni ha il mese di ottobre? 30 o 31? 31! Nell'Alzheimer mi colpisce la fragilità e anche lo smarrimento che hanno. Questo mi addolora, mi colpisce in senso negativo, però d'altro canto quello che mi colpisce è la loro generosità. Danno agli altri delle emozioni molto forti, perché il loro abbraccio, il loro sorriso è un sorriso genuino, senza schermi, senza anche proprio delle barriere che noi mettiamo nelle relazioni sociali. Sono molto più liberi e anche più fantasiosi.